Ciao! Video ricetta, questa non è la hit per la gioia di tutti. È un contorno, ma si potrebbe utilizzare forse un po' più condito, variegato anche come cena. Solo che mio marito, se io ho questa come cena, si mette a ridere. Cosa serve? Patate, provolone. Io utilizzo un fondello di prosciutto, ma si può mettere anche la pancetta, speck, insomma, qualcosa del genere. Olio, sale, pepe e altri aromi. Cominciamo! Mentre sbuccio le patate, ti dico che questa ricetta l'ho inventata io, ma in realtà è l'incrocio di 450 tipi di ricette. Nel senso che l'ultima volta siamo stati negli Stati Uniti, se tu negli Stati Uniti e chiedi alle patate, non è che ti portano le patate, no, ti portano patate con sopra cose. Ecco, e quindi io volevo fare una cosa del genere. Quindi delle patate condite. Inoltre, volevo sbrigarmi una sera e ho fatto cuocere le patate in modo come se volessi fare le chips dietetiche. No, però un po' più spesse, ora te lo farò vedere. Quindi è l'incrocio di diverse ricette che ti devo dire che per ogni volta che le preparo riscuoto un grande successo. Va bene, ok. Continuo a sbucciare le cipolle e mentre sbuccio le patate. Mentre sbuccio le patate, mi sono accorta che non ho tolto i bracciali. Ora li tolgo. Allora, io 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patate medio grandi le affetto. Le affetto in modo tale da fare venire proprio la forma della patatazza. In questo modo. È un'operazione un po' antipatica, però ne vale la pena perdere questo tempo. Grande così, larga così. Man mano che affetto le posiziono sulla placca da forno e proseguo. Mio marito mi chiede di specificare che negli Stati Uniti le patate le friggono, ma noi in questa casa le facciamo al forno. Fatto! Ora dobbiamo prepararle per metterle in forno. Allora, in una ciotolina a parte ho messo dell'olio d'oliva, sì, lo sto rovesciando, fermi. Dell'olio d'oliva, ok, che verrà potenziato con una bella manciata di pepe. Io aggiungo il curry, ma tu puoi mettere anche tranquillamente il rosmarino o polvere di cipolla. A me piace molto aglio e curry. Bella polvere d'aglio. Polvere d'aglio e curry per me è connubio perfetto. Mescolo. E spennello le patate in questo modo. Dopodiché le metterò in forno. Occhio sempre, io ti dico una decina di minuti, nel senso che essendo così tagliate sottili, diciamo, anche se queste proprio non sono propriamente sottili, non impiegano tanto a cuocersi, però vengono molto molto saporite. Un'alternativa è mettere del parmigiano reggiano grattugiato, ovviamente, nell'olio e vengono leggermente con la crosticina. Mentre le patate cuociono, grattugio il provolone. Utilizzo gli occhielli più grandi della mia grattugia. Ovviamente ho grattugio tutto. Sempre mentre le patate stanno cuocendo, dopo aver grattugiato il provolone, taglio in modo sottile il fondello di prosciutto lasciando il grassetto. Dopodiché fettine come queste, per esempio, la dividerò a metà, faccio delle striscette in pratica, in questo modo. Vince che dopo averli tagliati li faccio scottare un paio di minuti in padella. Assembliamo, prendo le patate, faccio uno strato di patate nella mia pirofiletta, mi raccomando in una pirofiletta perché poi va tipo 40 secondi in forno di nuovo. Strato aggiungo una bella manciata di formaggio grattugiato, il provolone grattugiato, listarella di prosciutto in questo modo. Quindi procedo col secondo strato, uso la lavagna, lasagna. Continuo così fino a quando non ho finito le patate e gli ingredienti. Dopo aver finito di assemblare tutto, rimetto in forno al grill e faccio fondere il formaggio.
Questo è il contorno di questa sera. Ora, siccome non volevo distruggere il l'Ambaradan, ne ho fatta una singola da assaggiare, che è questa triste. È venuta un pochettino bruciacchiata e secondo me le bruciacchiate sono più buone. Io ho messo un pochettino di formaggio e prosciutto. Brava, non gli so. Ciao, buon appetito. Bene, fuori programma. Questo è il tortino sezionato, il tortino, insomma, le patate sezionate. Mi dicono che sono venute buonissime. Vabbè, ciao!